Pacchettone? Pacchettone. Pacchettone. Allora, non so se ci sia scritto, ragazzi, ma pesa veramente un botto. Ah! È un pacco della Disney. Ora scopriamo insieme cosa c'è all'interno. Ci sono un bel po' di cose. Chiaramente non ce l'ha regalate Mamma Topolino. Mamma Topolino, però, quando vuoi io sono sempre disponibile. Ben accetto tutto. C'è un retroscena. C'è un retroscena da tutto ciò, ragazzi. Allora, queste cose qui io le ho comprate dal Disney Store poco tempo fa, 2 settimanelle fa. E niente, ho messo tutto nel carrello, sono andato alla procedura di pagamento, ho messo il metodo di pagamento, volevo pagare con la carta, ci sono i soldi sopra la carta, vado, però mi dà errore. E dico, boh, perché? Riprovo e mi dà errore. Quindi poi dico, vabbè, ok, utilizziamo con PayPal, ho utilizzato direttamente il conto in banca, skippando la carta e ho pagato e tutto a posto. Poi però mi viene così la cosa, no? Cioè dico, perché? Che cosa? Perché non andava? Allora vedo, sul telefono mi è arrivata una notifica di Apple Pay che mi dice la carta XX qualcosa non può più essere usata per il pagamento. Eh? E che è successo? Però dico, sì, le due cose saranno collegate, però, boh, la lascio lì. Quindi alla fine cosa ho scoperto? Che la mia carta era stata bloccata per frode bancaria. Ok, mi hanno bloccato la carta per frode bancaria perché, secondo la banca, era eccessiva la quantità di soldi spesi sul Disney Store. Poi era 300 euro. Per loro era troppo. Dicevano, no, è impossibile spendere 300 euro sul Disney Store. Ti hanno hackerato la carta, te l'hanno duplicata, E quindi me l'hanno bloccata per frode bancaria. Comunque, iniziamo. Allora, io direi di cominciare con questa, ragazzi. Alcuni di voi potranno già ricordare... Felpetta di Topolino, che qualcuno di voi potrebbe ricordare, perché nello scorso pack opening dedicato alla Disney già c'era questa felpa identica, però era eccessivamente grande. Quindi che ho fatto? Ho fatto il reso di quella vecchia, che era troppo grande, e l'ho presa in taglia più piccola. E basta. Questo è il tutto, e c'è Topolino che urla. E questa è la prima. Poi... qua c'è roba ciotta, Qua c'è roba ciotta. Andiamo su questa, va. Io manco me le ricordo, ragazzi, queste cose. Allora, è una maglietta della Pixar. Ed è proprio la magliettina di Up. Con il cagnolino di Up. Ed è... non so se si vede. Ma è pelosa. È pelosa, ragazzi. Atena, esatto. Lui è Doug, il cane di Up. Tra l'altro, Doug... fa anche una piccola apparizione come easter egg nel film di Ratatouille. Poi, qua abbiamo uno scatolone pieno, Smè, è troppo grande questa felpa, mi sa. Questa. Questa mi piace molto. Semplice con la scrittina Pixar. Il colore più o meno è quello della lampada della Pixar. Del colore Pixar. È molto carina. Non c'ha... c'ha anche le tasche. Molto golose. Poi, prossima. Allora, andiamo sul panna. E questa è un po' ambigua. Questa è un po' strana. E ho un po' paura di rovinarla a vederla così. Però c'ha il suo. Questa qua, ragazzi, è sempre Disney, ovviamente. Qual è l'orsetto più bello dei 100 acri? Ci sta Christopher Robin con Winnie the Pooh. È molto tranquilla come felpa. Però è carina. È un po' che poi aspettate, ve la zoom, cioè ve la faccio vedere un po' meglio. Perché vedete che c'ha queste rifiniture dorate. Le vedete, no? Che riflettono un po'. Ma c'è anche dietro! Che carina! Super carina! Signore di Disney, facciamo una collab. Una felpa alla settimana. Poi andiamo con il grigio. Questa! Questa, ragazzi, è una chicca. È una chicca. Allora, questa qua, ragazzi, quando l'ho vista ero tipo, oh my god, la voglio. È la felpetta dello Sword. È quella che si metteva. Era, diciamo, il vestito di Monica. Molto semplice, però super carina. Mi piace tantissimo. Molto bella. Poi,
E questa è veramente super carina. Questa è una mina. Allora, chi è il vostro topolino preferito? Oh, ma che bella! Ma non lo sapevo che fosse così. Te la faccio vedere. Siamo pronti? Vi aspettiamo qui tutti per giocare insieme a noi. Topolino che ci sorride. Tra l'altro, però, c'è anche la sorpresina. Perché è così? Ma poi... Tuk! C'è anche il dietro, è bellissimo! Magliettina super golosa. Poi andiamo sulla prossima. E questo, aspetta, ma... E questo che cos'è? Ah, ho capito! Allora, per le streaming di Jimmy in cucina, mi sono attrezzato con degli accessori. È tipo, si potrebbe usare come tovaglietta, ma è più tipo un piccolo canovaccio, un po', capito, per asciugare o cose varie. Questo è uno, ed è quello con così con Topolino. E poi quest'altro. Il nostro ballo è proprio bello. Non me lo ricordavo per niente, oh. Coperta per aria, anche coperta per aria fa cose, assolutamente. Ah, è questa, allora questa qua vi dirò. Questa qui, ragazzi, ero dubbioso sull'acquisto, onestamente. Pensavo di non averla presa. Invece a quanto pare l'ho presa. È una maglietta, però secondo me forse è troppo larga. Magliettina di Westview. Casa è dove ve la create. Non penso che sia di una puntata specifica. La cosa è che poi, la cosa più figa è che è ricamata. Questo qua è ricamato, vedete, come anche Westview. È ricamato. Il resto è stampato, con una bella stampa comunque. E però anche qua dentro, anche questo è ricamato. Non so bene se si capisca dal video, però... è ricamato. Venite su Twitch, esatto. Se state guardando il video su YouTube, venite su Twitch tutti i giorni in streaming, anche per questi golosi unboxing che potete gustarvi nella loro completezza. Se avete Amazon Prime, Twitch è gratis, ma se avete Amazon Prime avete tantissimi vantaggi su Twitch. Venite. Poi abbiamo e qui è un piccolo pezzetto da collezione. Mi piace molto. Sono le spillette della Pixar. Sono tutte delle spille metalliche. E ci sono tutte le cosettine simbolo della Pixar. No, non sono sticker, spillette. Ovviamente si possono tirare fuori e poi appendere dove uno voglia. Cosa che voglio fare perché ne sto accumulando un bel po' di queste spillette. Ho anche le chiavi della Disney, c'è tanta robetta. Allora, partiamo da A113, che è un numero che si vede spesso non solo nella Pixar, anche nei Simpson, in tante cose d'animazione, perché è una famosa stanza dove si studia animazione in America, proprio dove moltissime persone hanno studiato animazione per diventare animatori di varie aziende. Poi c'è la cassetta della posta di Up di Carla Delli, c'è l'occhietto di Mike Wazowski, il razzetto del Pizza Planet, il cuoricino con Wally e Ivy, la cassetta di Up dall'altra parte e la piantina sempre di Ivy di Up. E poi al centro proprio Pixar Animation Studios, è una robetta molto carina, mi piace molto. E poi si può chiudere così. Cioè, se volete le potete tenere così. Cioè, tipo un libro è magnetico. Questo qua è magnetico. Ok. È molto carino. C'ha il suo costo, cioè. Io... Worth. Però è tutto molto carino. Poi, sempre per i fan di WandaVision, hanno messo la roba a tema WandaVision, ho dovuto. Questo qua magari si usa poi la mattina in stream, ragazzi. Your voice is calling. È la tazza di WandaVision. C'è anche la scatolina che vi mandano, ovviamente. È carina. Nulla di eccezionale, ma è carina. Fa il suo. Fa assolutamente il suo. Oh sì. Qua sempre a tema spillette e sempre a tema WandaVision abbiamo la spilletta dello Sword. Uno potrebbe usare come distintivo. Però ed è una bomba. E abbiamo qui, un pacco interessante. È un pacco che mi dice, non capisco se pesi 0,08 kg o 0,14 kg. È in scatolettato, vediamo un po' cosa c'è. Scapolottina numero 1, scapolottina numero 2, scapolottina numero 3. Ho comprato il nuovo prodotto della Disney. Vendono polistirolo. Vedete, c'è il cosetto di Topolino ed è una bomba. Lo potete usare come portachiavi. È molto carino. Allora, apriamo qui il polistirolo. Me lo sono ricordato! Bellissimo!
bellissimo. Questo è clamorosamente bello. Allora, teoricamente fa parte, come vedete, della sezione natalizia della Disney. Ok, come se fosse una decorazione per l'albero di Natale, no? Però è Luxo, la lampada della Pixar con la palla della Pixar. E tra l'altro si può sì appendere, però se volete c'è qui il cosettino, si leva il gancetto, il laccetto, e qui come vedete la parte qua sotto è piatta. La potete, come ve lo faccio capire, poggiare. È bellissima. Tra l'altro c'è una bellissima storia dietro la storia, dietro la lampada della Pixar, di cui mi piacerebbe una volta parlare insieme. È una roba molto figa, la lampada della Luxo. Cioè la lampada Luxo della Pixar. E adesso l'ultimo pezzo, ragazzi. Questa qua è veramente figa. È veramente super bella. Questa qua, ad esempio, la prenderei molto come spunto per un ipotetico futuro merch dedicato a noi, come dicevo. Yeah. Piglia sti spicci, va? Prendi questi spicci. Portali a casa. Guardate che bella. C'è lo scudo di Capitan America, il pugno di Hulk, la testa di Rocket, la stella di Captain Marvel, la maschera di Iron Man, di Spider-Man, martello di Thor. Bellissima. E poi c'ha il cappuccio. Anche dietro chiaramente è così, uguale. Ma sul cappuccio c'è anche Black Widow. Poverina Black Widow, quando uscirà il suo film. E qui c'è la scrittina Marvel. Tra l'altro è... no, non è ricamata, sembra. Però è molto figa. Cioè, io vi giuro che le felpe della Disney hanno una fattura incredibile. Quindi, oh, abbiamo tipo 5 felpe nuove da usare nei video e nelle stream. Tutte queste cose chiaramente le trovate sul Disney Store. Se siete in streaming, ragazzi, andate sul Disney Store. Se siete su YouTube e state guardando YouTube, vi lascio il link di tutte queste cose nella descrizione del video o nei primi commenti. Però molto molto carina, bellissima. Sono veramente ingolosito. Tocca shoppare altra roba. Avete mai mangiato un foglio di carta, ragazzi? Io mi ricordo ho mangiato della carta in passato. Un bel foglio A4 bianco. Mi è successo una volta.